Ciao, benvenuto, benvenuto, benvenuta in un video nuovo. Questo video mi è stato richiesto, questo tutorial da Patrizia. Via con me di Paolo Conte. Non è un brano facile, quindi mi ha chiesto, insegnami in maniera facile gli accordi. scusami, ho fatto già un video in cui ti parlavo di come si prendono gli accordi pianistici. E giustamente con i bassi è il risultato non facile, però così è l'originale, no? Con le dita. Che sarebbe all'ottava bassa, sarebbe Sol minore, anche senza barre, vedi? Sol, quinto tasto, quarta corda. Questo Sol minore qua sarebbe La minore. Questa forma qua, barre al terzo tasto, terzo dito. Qui quello sarebbe. Però lo vediamo, no? A tre suoni, ti faccio vedere gli accordi più semplici, tra virgolette, per quanto sia possibile. Allora, per evitare tutto il barré, ti consiglio un mini barré al terzo tasto, quarto, terzo dito, al quinto tasto, quarta corda, per ottenere Sol minore. Ti consiglio una ritmica gypsy, perché anche perché o fai basso, cioè alto e basso. Scusa, ma che c'è il delay, no? Ai 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 ai. Fai basso, basso, alto, basso, corde basse, corde, scusa, corde alte, corde basse, e prima mattina, alte, basse, alte, basse, alte. Oppure fai, me piace fare. Una ritmica puntata, io credo che occorra. Qui puoi fare. Una ritmica puntata, puntata, ta, 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 e no, ta, capito? Puntata. Quindi Sol minore. 1, 2, 3, 4 con Sol minore. Poi fa La minore 11. Che ti consiglio così, questa forma qua, al quinto tasto, La, quinto tasto, quarta corda, quinto tasto, terza corda, terzo tasto, seconda corda, quindi La minore 11. E qua puoi fare o questo spostamento. Vedi, cioè, come stai, sposti il 2 e il 3, rimanendo con 4 e 1. Qui Sol minore. Sol minore. Ma prendilo, ti consiglio di prenderlo, no? Al terzo tasto, perché sto cercando di semplificare, ma terzo tasto, barré, così. Ma sarebbe Sol minore, La minore 11 e Re settima. Quindi
questo do mi si bemolle do in re, quinto tasto, la tonica re. Qui sarebbe un accordo di settima con il raddoppio della tonica. Vedi, sono due toniche, re, re. Quindi sol minore, ripeto, la minore 11, re settima. In alternativa sol minore, la minore 11, questo, la bemolle, settima, quindi la bemolle. Forse è facile. C'è un movimento più semplice. È un'alternativa al re settima. Quindi una battuta di sol minore e metà battuta di la minore, metà battuta di re settima. Chiaro? 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 ti alterni, a volte fai così, a volte fai la minore e re settima. Questo è un giro. Più di questo non posso fare, più semplice. Poi lo ripete varie volte, devi ascoltare la canzone. Dopo averlo fatto diverse volte, va su re settima, 1 2 3 4, questa è la ritmica che ho fatto. Comunque quarti puntati, ta 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 ta, quello è veloce così. Io preferisco così, non te lo insegno così. Quando fai il ritornello, l'inciso It's wonderful, it's wonderful, fa do minore, wonderful, it's wonderful, mi bemolle, it's wonderful, la bemolle e sol settimo, quindi fa do minore, it's wonderful, do minore. Puoi anche non prenderlo il barrello e fai solo stoppando la sesta corda che non deve suonare, ma do sol do mi bemolle. Andrebbe presa col mi bemolle, quindi do minore può essere presa col mi bemolle al basso e diventa mi bemolle 6, come do 6, mi bemolle 6. Però vedi, do anche do minore, quindi do minore 4 quarti, mi bemolle settima, la posizione che avevamo visto prima avevamo visto re settima, e re settima spostata di un semitono verso il ponte giù, mi bemolle settima, la bemolle, questa quarto tasto sesta corda, salti la quinta corda, a me piace di settima maggiore, vedi, quindi c'hai 3-4 al quinto tasto. E è un do minore, vedi, con il la bemolle al basso, quindi la bemolle e sol settima
che puoi prendere così. Quindi sol, si, fa, per fa, oppure l'accordo completo, terzo, col barré al terzo. Vedi? Quindi lo rivedi? Ritorna al giro precedente. Ovviamente tu lenta, lentissimamente. Puoi scaricare, se vedi il video da YouTube, puoi scaricare la tab di questi con le sigle e gli accordi scritti in intavolatura, uno spartito fatto da me. Puoi scaricare un corso, una serie di lezioni di chitarra ritmica per principianti. Ritmica, e poi su Skype sono disponibile per lezioni. Tutto nella descrizione del video su YouTube. Se lo vedi su Facebook, ti metto il collegamento al video su YouTube. Grazie per la tua attenzione. Spero che ti sia utile. Se non ti è utile, ti freghi, vieni a lezione su Skype, come ti ho già detto. In un video non è possibile fare tutto. Non è che in un video uno può imparare 10 anni di chitarra, perché spesso mi viene detto, non ho capito come si ritma, non ho capito. Cioè, il video dovrebbe durare 2 o 3 ore, ma non è possibile fare 6 video a brano. Cioè, ti metti nei panni miei, molti non si mettono nei panni. Cioè, dovete venire a lezione. Scusa la polemica, ma dovete venire a lezione o dovete fare una serie di video, o dovete dirmi: mi fai questo brano in 5 video, ovviamente dietro compenso, perché giustamente non credo che gli altri vadano a lavorare. Io passo le giornate a fare video gratuitamente, ma non è possibile sempre. Tu come io condivido sempre le cose, cerco di condividerle per quando pare. Cioè, il canale mio YouTube c'ha 380 video, quindi va bene. Chiusa la parentesi, se vedi questo video da YouTube, ti consiglio di iscriverti al canale sul pulsante iscriviti. E così ricevi e spuntare la campanellina, così ricevi le notifiche quando pubblico nuovi video come questi, ancora meglio di questi, come ce ne sono tanti già sul canale. Ciao, alla prossima, chiudo, ciao.